Questo non lo so, sicuramente a inizio anno, insomma, io venivo dalla Lega Pro, quindi era normale che partissi dietro, giustamente, insomma, Antonio è uno degli esterni più forti della categoria e quindi io sono nuovo in Serie B e sono partito cercando di far vedere al mister come gioco, le mie caratteristiche. Sono contento di questi primi 2 mesi e mezzo di stagione e spero, anzi voglio continuare così e voglio continuare a migliorare. Questo è poco ma sicuro, poi è il mister che fa le scelte, quindi non dipende da me quello. Sicuramente io metterò il 100% per continuare così e per fare anche meglio. Sì, no, beh, comunque la mezzala è un ruolo che Zito ha fatto anche l'anno scorso a Terni, quindi sì. Può fare anche quello, ovvio. Dovremmo continuare così, cercare di limitare al massimo gli errori, che anche domenica sono stati fatti, per cercare di dare meno possibilità al Bari di farci del male. Quindi grossa attenzione, grossa concentrazione, quello sicuro. No, beh, la classifica non la stiamo proprio guardando, cioè sono passate 8 partite, ne mancano ancora troppe, insomma. Noi pensiamo a fare più punti possibili e, come dice sempre il mister, di mettere del fieno in cascina. Quella è la cosa più importante, pensare partita dopo partita, perché quella secondo me sta la nostra forza in queste prime 8 partite, ovvero pensare a partita dopo partita, concentrarci bene e cercare di fare il massimo nella singola partita. Ma è troppo presto, non lo so, insomma, loro sono stati costruiti per vincere, quindi sicuramente loro avranno più pressione di noi domenica. E noi, ripeto, andiamo là e ce la giocheremo al massimo come abbiamo fatto in queste 8 partite. Ma non è una partita né più difficile né più facile delle altre 8 che abbiamo fatto, è semplicemente una partita più diversa dalle altre. Beh, sicuramente gli avversari la classifica la guardano e quindi... Poi venendo a giocare qua sicuramente magari hanno fatto giocare qualche esterno un po' più difensivo. È ovvio, loro la guardano e magari ci temono un po' di più, quindi dovremmo essere sempre più bravi noi.